notizia è clamorosa di per sé e sicuramente se ne parlerà già da stasera e anche nei prossimi giorni. Ad oscurare la nazionale è il clamoroso esonero di Walter Mazzarri dalla panchina nerazzurra. Il presidente Tohir dunque ha spiazzato tutti e tutti erano convinti che Mazzarri potesse resistere almeno fino al derby milanese, ma così non è stato. Il patron dell'Inter ha optato per un esonero immediato e ha avuto subito una disponibilità a sorpresa ed un ritorno clamoroso, quello di Roberto Mancini, che dopo l'esperienza deludente al Galatasaray dunque torna sulla panchina nerazzurra e sta per firmare un contratto di 2 anni e mezzo. La decisione è già stata comunicata dell'esonero a Mazzarri già in queste ore, una svolta improvvisa dopo le anticipazioni che sono state fornite in queste ore. Adesso si aspetta soltanto l'arrivo di Mancini e poi una probabile conferenza stampa ufficiale per chiarire i motivi dell'esonero. La nazionale azzurra di calcio partirà nel pomeriggio per Milano, dove proseguirà l'ultima rifinitura in vista della sfida contro la Croazia, in programma domenica sera allo stadio San Siro e valida per le qualificazioni al campionato europeo francese del 2016. A preoccupare l'ambiente azzurro è la nuova risonanza magnetica per Ogbon, dopo il problema muscolare alla gamba accusato prima di una partitella di allenamento. Il primo esame non ha chiarito fino in fondo l'entità dell'infortunio e quindi il difensore della Juventus verrà sottoposto ad un nuovo accertamento. L'allarme resta forte con Conte che ha davvero gli uomini contati dopo l'abbandono di Marco Verratti. Ancora un interessante fine settimana per il volley ofantino, sia per le donne che per gli uomini, tra conferme e riscatti doverosi. La quinta giornata del campionato di Serie C regionale uomini prevede l'impegnativa partita interna per la Iposea Udas sabato sera alle 20 contro il volley capitanata. I biancazzurri, guidati da Roberto Ferraro, dopo l'autentico autosuicidio a Modugno in cui avanti di 2-7 si sono fatti riprendere e sorpassare dai padroni di casa, affrontano la formazione Dauna che, a sorpresa, nel turno precedente è stata battuta in casa 3-0 dalla formazione dell'ASEM Bari. Per quanto riguarda invece le ragazze della Fucsia, ossia della pallavolo cerignola, impegnativa partita in trasferta contro la Pegaso 93 Asdam. Le ragazze Fucsia, guidate da Michele Valentino, nel turno precedente di campionato avevano battuto la forte Aquila Azzurra Trani con il punteggio di 3-2, mentre la formazione di casa era stata sconfitta in trasferta dal Vitonto per 3-1. Nel campionato di Serie B2 nazionale, domenica, quinta giornata, con l'impegnativa partita interna per la Libera Virtus Cerignola contro l'ASEM Bari. Le ragazze, guidate dalla coppia Michele Drago e Cosimo Di Lucia, dopo la sconfitta subita in trasferta contro Ugento per 3-1, con la beffa di non aver potuto proseguire il match solamente per una questione di nervi saldi, affrontano la formazione barese, che è stata sconfitta in casa lo scorso turno dal Taranto con il punteggio di 3-1.